Questo programma è presentato da Popoli, Jenny e Chiara, quest'oggi da Roccella durante la notte bianca. Abbiamo una sorpresa per voi perché questa sera mi farà compagnia la nostra Eva. È un piacere di conoscerti Eva, finalista di Miss Goccia di Stella e vincitrice di ben tre fasce. Salve a tutti, sono felicissima di essere questa sera con voi a accompagnare Chiara e in questa notte bianca. Eva, so che sei vincitrice di tre fasce e che andrai già in finale nazionale, ti senti emozionata? Sì, moltissimo, e ho 15 anni e vengo da Soverato. Giovanissima, ho pensato che a 15 anni sei già a questo livello, come ti senti a riguardo? Sei emozionata? Sei sicura? Sì, sono molto sicura, molto emozionata. Grazie Eva, e allora siamo pronti e diciamo ai nostri spettatori, venite con noi. Certo, venite con noi. Signor Mazzaferro, sappiamo che ormai Telemia è una delle prime emittenti a livello regionale. Ci svela il segreto di questo successo? Il segreto è non dirlo. È giusto, infatti lo mantiene un segreto. Non dirlo, è il segreto. No, a parte la battuta, ci sentiamo uguali agli altri, di pari dignità, con le nostre peculiarità. E quindi vogliamo mantenerle. Progetti futuri? Il futuro è anche il presente, e il presente è anche il passato. Passerei il microfono alla nostra Eva. Che cosa ne pensa della notte bianca? Questa notte bianca per noi è importante perché è la ripartenza. Quindi sappiamo che per il Covid ci siamo fermati e ora stiamo ripartendo. È la notte bianca che ci vede anche tra i protagonisti. C'è la nostra regia mobile di là. Il palco, i nostri operatori, siamo una bella squadra. Questa sera faremo divertire un po' di gente con questa diretta televisiva che secondo me è una cosa bella. Io ringrazio anche Jenny, che ormai sta dietro delle camere ma lo conoscono tutti, per la disponibilità, perché gli ho chiesto di girare il suo programma quest'oggi qua, per mettere in evidenza tante cose. Vedrete che ci sono dei richiami di tradizione popolare, ci sono degli spettacoli, qua da noi ci sarà anche musica e cabaret, quindi mi raccomando seguite bene, perché c'è da divertirsi, bisogna divertirsi, perché l'estate è un soffio, è come la vita, basta. Esattamente, allora vi auguriamo a tutti un buon divertimento e un buon lavoro. Tu che pensi della notte bianca? Ottima iniziativa, un'ottima iniziativa per l'afflusso turistico, per la socializzazione anche di Roccella stessa. E per voi giovani, per esempio, lo sai che si balla in spiaggia dopo, fino alle 6 del mattino? Ottima iniziativa, penso che siamo tutti un po' emozionati alla scoperta di questa nuova iniziativa. Che cosa ne pensa della notte bianca? Guarda, una bellissima iniziativa, a cavallo poi del Ferragosto, quest'anno Roccella raddoppia, due giorni tra musica, divertimento, e la novità di quest'anno è il tuffo più lungo del mondo. Domani una catena umana unirà tutta la cittadina, dal Porto delle Grazie fino alla fine del lungomare. E cosa ne penso? È la prima volta che vengo io. Di dov'è? Io sono di Milano. E la prima volta.
È bella. Poi mia mamma è calabrese, c'è il marito qui, ha la casa, e quindi è 3 anni che noi scendiamo, ma qua è la prima volta che vengo. È una tradizione che vorrebbe trasmettere ai suoi figli in futuro? Ma sì, beh, diciamo che al sud, la cosa bella del sud è che c'è ancora l'unione della famiglia. Quello che un po' su si perde. Effettivamente abbiamo dei valori che su sono un po' persi. Un pochettino sì, purtroppo sì. E sinceramente noi ancora siamo appena arrivati, però pensiamo, stiamo aspettando di vedere un poco. Noi veniamo dalla Sicilia, da Nicolosi. Cosa vi ha spinto a venire qui in questa sera? Perché ancora qui non c'eravamo stati e quindi siamo arrivati qui. Grazie. Questa sera ci sarà tanto divertimento, si ballerà in spiaggia fino al mattino, seguirete i balli fino all'alba? Penso di sì. È la catena umana che si farà domani qua a Roccella, che unirà i due capi della città? Questa è un'altra cosa bella da fare, penso di essere partecipi. Io vorrei fare soltanto un'osservazione, mi dispiace farla, non so se sono in diretta? Perfetto, soltanto siamo stati al castello, dopo salire con la bicicletta su al castello e trovarlo chiuso, onestamente ci siamo rimasti male. Questo lo devo dire perché non mi sembra corretto fare una serata del genere, una cosa, una manifestazione del genere, e quelle mi dicono che si apre alle 22, mi sembra una cosa sbagliata. Solo questo, poi tutto sommato il Roccellaio, anzi l'ho trovato come un paesino alla grabbia, abbastanza. C'è sempre tempo per migliorarsi. Grazie. Che cosa ne pensate della Notte Bianca? Io? Veramente una volta mi piaceva, adesso non ce la faccio più. Come mai? Perché l'età avanza. Quindi diciamo che è una cosa simpatica per l'estate, per i giovani, sicuramente un divertimento. Io ormai potrei farla fino alle 4. Uppla. Allora io l'aspetto quest'oggi fino alle 4 del mattino per una notte all'insegna del divertimento. Deve fare i conti con mia moglie. E la convinciamo. Non credo di no, infatti no, a parte gli scherzi, avremmo voluto io e mia figlia pure che venisse, ma lei... Di dov'è? Di nuovo, di Cinque Fronti. Grazie. È impegnata anche perché figli, generi, nuori, deve fare da mangiare, quindi come mamma... Cioè, è la prima volta che veniamo... Ah, di dove siete? Siamo di Reggio. Perché lui deve suonare stasera. Sì, altri che ci uniamo. È emozionato? Sì, dai, è la prima volta, anzi la seconda, perché l'altra volta abbiamo suonato alla Festa del Mare, quindi dai, è una bella location, veramente sensazionale. Pronostico della serata e del concerto? No, qua già è fantastica. Speriamo che duri comunque pure come temperatura, come tempo, e quindi siamo al top proprio. Scommetto che sei la prima fan del tuo compagno. Quello direi che è un po' scontato. E cosa pensi di Roccella? Ti stai divertendo? Sì, diciamo che ho parenti a Caulonia, quindi veniamo spesso in estate. Respirare tutta quest'aria di festa. Estiva? Sì, di estiva e di festa, devo dire, molto bello qui. English. Where are you from? Senegal. Senegal. And do you like Roccella? Do you like Calabria? Holiday. Sei in la ragazza è qua in vacanza. This is the first time in Calabria. White for my parents. Ah, ok, sta aspettando i suoi genitori qua in Calabria. Mi mommy e mi padre. La mamma e il papà, grazie. È un bel evento che ogni anno ricorre qua a Roccella, al quale partecipiamo sempre tutti i roccellesi. Ma secondo me è un evento importante per il paese, perché lo fa conoscere ai turisti maggiormente, ed è un bene per tutti i negozianti, perché possono stare aperti e si spera di guadagnare. Va bene. Pensa che l'afflusso turistico per queste manifestazioni sia importante per il comune di Roccella? Ma secondo me ogni manifestazione è importante per l'afflusso turistico. Più si fanno manifestazioni, meglio per il paese. E per quanto riguarda le tradizioni calabresi invece, pensa sia importante preservarle? Secondo me anche in questo caso sì. Tutte le tradizioni di tutti i paesi devono essere mantenute, devono essere tramandate ai più giovani. E questa sera ballerete fino all'alba? Fino all'alba non lo so, perché non sono giovanissimo, però terrò duro, fino alle 3 almeno. Lei resiste di più? No, neanch'io, sono... alle 3 a casa? Sì, alle 3 puntuali. Qua col padrone del concorso Miss Goccia di Stella, proprio qua a Roccella. Ma signor Fontanella, perché qua questa sera?
Allora, prima cosa di tutto, buonasera. Specifico, non sono il padron del concorso, ma bensì l'agente regionale. E sono qua per specifica richiesta del signor Gerry, e ho portato una ragazza che ultimamente ha vinto la fascia per andare in finalissima, che si svolgerà il 9 settembre a Baronissi, provincia di Salerno, e ultimamente mercoledì scorso ha vinto due fasce a Siano, provincia di Salerno. Infatti avevo già fatto i complimenti alla ragazza e complimenti a lei che ha queste bellezze calabresi. Una bella iniziativa, molto... Ballerai fino all'alba? Vediamo, magari sì. Un grande evento. Sei il DJ della Notte Bianca. Uno dei DJ. Entrambi, quindi sono in compagnia qua di due artisti per questa sera. Tre, addirittura tre. Quattro, ok, siamo tutti artisti e io vorrei... Sono gli organizzatori. Allora io passerei la parola a lei e mi spiega un pochino come si svolgerà tutta la serata. Allora, noi inizieremo la serata verso le 11:30. Inizieremo a mandare un po' di musica revival con il nostro DJ 70-80-90 fino, non lo so, alle 2 e qualcosa, poi inizieranno i ragazzi, passeremo la palla ai ragazzi per una musica più adatta ai ragazzi. Spiegaci un pochino invece i vostri dischi, come si evolverà la vostra serata. Penseremo di toccare praticamente tutti i generi per accontentare tutti, anche perché tempo ce n'è fino all'alba per suonare, quindi che genere toccherai? Dance house, tech house, musica italiana, qualsiasi cosa. Tu stessa cosa, lavorate tutti e tre insieme? Sì, faremo tutti i generi in maniera che possiamo toccare tutte le cose e magari tutti possono divertirsi con i generi che tutti amano. No. È una veterana di questa festa? Sì. Qual è la caratteristica che più le piace di questa sera? I ragazzi che ballano, che si divertono. E lei ballerà? No. No. Ma farà tardi? Ha intenzione di andare a divertirsi, ad ascoltare la musica? Sì, staremo qua a passeggiare, a guardare i negozi aperti, tanto per fare qualcosa. Che cosa state facendo? Buonasera. Buonasera, che cosa state facendo? Zeppole. Per questa sera della Notte in Bianca? Sì. Come le fate? Acciughe, aspettate un attimo. Dimmi come le fate. Acciughe, vuote e nduja. E la gente come la preferisce, l'nduja? In tutti i modi la preferisce. Cosa ne pensi? Divertimento. Noi siamo carichissimi, non vediamo l'ora di fare questa serata. Ecco, cosa ne pensi? Ballerete fino all'alba? Fino all'alba, fino a domani, fino all'alba di domani. Ah, quindi per due giorni io mi trovo qua. Assolutamente. Di dove siete? Milano. Milano. E la musica che vorreste ascoltare questa sera? Io non ho particolari gusti. Italiana? Italiana, molto bene. E anni 70, 80, 90? Reggaeton, reggae, latini. 3000 ne siamo carichi. Sì. Perfetto, dai, vi aspettiamo questa sera sulla spiaggia a ballare insieme fino all'alba. Ballerai fino all'alba con noi? Fantastica, Notte Bianca a Roccella, ragazzi. Ci vediamo questa sera, una buona serata. Sì, mi piace. Di dove sei? Di Francia. Prima volta qua in Calabria? No, il mio nonno abita qui. Cosa pensi della gente calabrese? Così. Perché? Cosa non ti piace? Maleducato. Maleducati addirittura? Perché? Che ti abbiamo fatto? No, sì. Sì. Allora, tutto bien per la notte blanche? Per la nuit blanche? Per la nuit blanche. Oui. Io sono qua, guarda, sono qua di passaggio. Di dov'è? Io sono di Como, però vabbè, vivo da Roccella da qualche anno. Che differenza meravigliosa. E che differenze riscontra tra Como e Roccella? Vabbè, il sud, il clima è completamente differente, quindi... Le tradizioni al sud sono più sentite? Molto di più, sì. I valori al nord sono un po' persi? No, questo no. Sono semplicemente due stili di vita diversi. Le tradizioni calabresi vorrebbe trasmetterle ai propri figli? Sì, perché io arrivo da mio padre calabrese. Notte Bianca è uno degli eventi più belli di questo paese meraviglioso che d'agosto accoglie tanti turisti.
sono felice che con il mio movimento abbiamo inaugurato questa notte bianca con i giochi della gioventù, la prima edizione. Ci siamo divertiti molto, è stato un bellissimo pomeriggio. E adesso arriva, diciamo, il pezzo forte con i concerti e poi stanotte il Back to Flora, che diciamo che è l'evento che tanti ragazzi aspettano. E siamo molto... Certo, che cosa ne pensi della Notte Bianca? Guarda, io sono una turista, no? È la prima volta. Di dov'è? Di Pescara. Pescara, sì sì. Stasera ballerai fino all'alba. Tutto va benissimo, sì, sì. Che musica vorresti ascoltare stasera? In realtà va bene tutto, cioè tutto, sì sì. Va bene, parla tu. Ah, sicuramente è una bella iniziativa, insomma. Sì, sì. Siete di qua? Lui sì. Di origini. Di origini, io no, però sono 15 anni, di Roma. E penso che sia una bellissima iniziativa che coinvolge sia i cittadini, i residenti, che tutti coloro che vengono da fuori, perché amano e apprezzano le bellezze sia paesaggistiche che gastronomiche di questa nostra Roccella. Polistena, di Polistena. 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 San Giorgio, sto dicendo. Polistena. Pronti per la notte bianca di questa sera? Assolutamente. Ballerete fino all'alba? Yeah, certo. Sì, sì. Che musica vorreste ascoltare? Vai, Francesco. Hip hop. Hip hop. Hip hop. Un po' di tarantelle. Reggaeton. Reggaeton, dai, siamo in due. E voi ragazzi dove siete? Se siete carichi per stasera? Carichissimi. Siamo di Prato. Molto. Di Prato. Ah, Firenze. Sì. Ragazzi dove siete? Carichi per stasera? Di Prato. Prato. Un saluto agli amici di Firenze. Ah, che Prato, no? Prato, Firenze. Prato, Prato. Scusami, Prato, hai ragione, è diverso, perdona. Un saluto allora agli amici di Prato. Un saluto. Non salutiamo nessuno in particolare? No. Vabbè, un saluto generico, dai. Salutare qualcuno in particolare? Mia nonna, ciao nonna, ci vediamo domani a pranzo. Che non si dorme. Ballerete fino all'alba? Sì. Che musica vorreste ascoltare stasera? Hip hop, house, qualsiasi cosa, basta che ci si diverta. Ci sentiamo di Roma. Ci sentiamo. Pronti per la notte bianca? Prontissimi. Ballerete fino all'alba? Sì. Facciamo un po' di shopping questa sera? Speriamo. Riportiamo una barca vostra. Sono da Ucraina. Ucraina, allora io chiamo la nostra Eva. Ma non parla bene italiano, un saluto magari. Привет. Привет. Как дела? Tutto bene, grazie. Calabrese? No. Di dove sei? Ciociaro. È la prima volta che partecipi alla Notte Bianca? Qui sì, in questa zona in realtà è la prima volta che vengo, sì. Che musica vorresti ascoltare? Guarda, non so, però credo proprio una taranta calabrese, esiste? Sì, quindi un sì alla tradizione calabrese. Assolutamente sì, assolutamente sì. E domani parteciperai alla catena umana che legherà i due capi della città di Roccella? Perché no? Sarò un anello della catena. Beh, diciamo di sì, perché sono nato qui a Roccella, però vivo nell'Australia adesso. Per me... E cosa le manca di più di casa? Cosa mi manca di più? Momenti come questi, diciamo. Ma a casa lei mangia calabrese? Sì, sì. Cucina lei? A volte sì, a volte no. Quindi... No, Anduia no, non mi piace. Il mare calabrese, il mare Ionio, il nostro mare che bagna Roccella? Il mare di Roccella è uno dei migliori che c'è al mondo. Alla nostra età non è che facciamo tante notti bianche, sinceramente, facciamo tante notti in bianco. Okay. Che musica vi piace? Che ascoltate? Ma io ascolto un po' Paolo Conte, un po' jazz, questo. Lei? No. Tutta la musica mi piace. Sì, abbiamo una certa età, per cui insomma... Ma la musica anni 70, 80, 90. Perché io vi faccio una sorpresa e vi spoilerò che stasera c'è un DJ che dalle 11:30 fino alle 2 di notte metterà solo dischi anni 70, 80 e 90. Va benissimo, allora. Bello. In bianco. Quindi tutti notte in bianco stasera. Cosa state facendo? Stiamo presentando la Notte Bianca, che stasera dalle 22 alle 2 ci sarà il tour del castello e la Notte Bianca, che c'è il Festival Jazz.
E quindi state distribuendo, siamo popolane che rappresentano nel 1600 del castello Carafa che c'era un principe. Ci parla un po' di questo castello, della storia di Roccella magari. Il castello è medievale, in pratica è da visitare, molto bellissimo, c'è il museo adesso in questo momento, fa parte storicamente, fa parte della famiglia Caraffa, non so di quale anno. E questi abiti che avete indosso questa sera, popolane? Sì. E rappresentano gli anni? 1600. 1600, siamo intorno al barocco. Sì. Buonasera, cosa state preparando? Porchetta. E come la prepariamo? Il panino alla porchetta facciamo stasera. Quindi tutti qua per i panini alla porchetta, sì. E leggevo anche birre artigianali. Sì, birra artigianale. Però è un altro stand. È bellissimo, io spero che in tutta l'Italia si divertano, che praticamente questi sono i momenti che capita. Se non stasera non ci divertiamo, dobbiamo aspettare fino all'anno prossimo, proprio dobbiamo aspettare assai. Auguro a tutti quanti un notte proprio meraviglio e buon divertimento a tutti quanti. Stiamo raccogliendo le iscrizioni per la manifestazione che c'è adesso il 19 di agosto. La Roccella Fit Walking, la 11ª edizione del Roccella Fit Walking, che quest'anno sarà dedicata alla raccolta fondi per la Come in Italia, che fa prevenzione per le donne, per il tumore al seno e ricerca per il tumore al seno. Quanto è importante prevenire? Quanto è importante effettivamente per una donna prevenire? Oggi è fondamentale, è una questione culturale, necessita assolutamente di avere una consapevolezza che andare dal medico è un'opportunità, fare prevenzione è il modo che ci aiuta a salvarci la vita. Lo chiamerei forse un obbligo verso se stessi. È un obbligo verso se stessi, è un obbligo verso a chi vogliamo bene, perché comunque prendersi cura di noi stessi è il primo modo di amare anche gli altri. Ma come promuovere l'iniziativa proprio per prevenire, dedicata alla prevenzione? Lo facciamo attraverso i messaggi culturali, perché in tutte le cose ci vuole il sapere, il conoscere e rendersene consapevoli, per cui queste manifestazioni di massa permettono uno a stimolare i giusti comportamenti, perché per esempio questa è l'unica manifestazione di cammino, perché il cammino è comunque già un'azione di prevenzione, perché il movimento è uno dei problemi più grandi di questa società, ci si muove veramente troppo poco. Purtroppo è vero. E soprattutto noi ragazzi facciamo l'augurio a tutti di volgersi verso una vita più fit. Assolutamente sì. È un'iniziativa interessante, emozionante. Che musica vorreste ascoltare stasera? È prevalentemente jazz. Va bene. In sintonia con il festival di Roccella. Artisti. Prima volta qua a Roccella? Artisti, prima volta. Accompagna gli artisti? Accompagno gli artisti. Prima fan? Ovvio, primissima fan. Cosa ti aspetti da questa serata? Che ci sia divertimento, ovviamente. Ballerai fino all'alba? Se reggo. Io intravedo gli artisti e scappo dal nostro artista. Ciao, ciao a tutti. Presentati, dici un pochino come ci farà divertire questa sera. Ragazzi, le immagini si commentano da sole, comunque... Kiko Voice, stasera faremo un seratone, venite a ballare e cantare insieme a noi, tu verrai ovviamente. Certo, saremo qua presenti a fare il tifo. Molto bene, stasera si balla, eh. Assolutamente, pronti? Fino all'alba. Voi siete pronti? Allora vi aspettiamo alla grande questa sera. Yeah. Grazie. Notte e bianco, anno per anno. Quindi, divertimento. Abbastanza, ce ne sarà abbastanza. Pensa di incrementare le vendite? Un pochettino, certo, è normale. No, io ho i parenti qui. Di dove sei? È di Milano. Cosa ti piace di più della Calabria? Il mare e la gente. Sei tranquilla. E ballerai fino all'alba? No, no, no. Non fa per te? No, no, no. Ma andrai a farti un giro questa sera, magari a fare shopping? Sì, 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 quello sì. Oddio, ma io sono di Roccella, originaria. Originaria di Roccella. Abiti al nord. Abiti al nord. Che differenze riscontri tra il nord e Roccella? Dai, vai. Vai, no, vai da lei. Ciao, buonasera. Prima volta qua a Roccella? No, ci vivo. Ah, ci vivi? Sì. E ballerai fino all'alba?
No, vado a lavorare. Dove lavori? Passo per la festa. Che lavori fai? Qui al Calura, ragazzo immagine. Ah, ragazzo immagine. Grazie. Fate pure. Non mi posso riprendere? Sì, sì, grazie. Grazie. Complimenti. Cosa ti aspetta da questa serata lavorativa? Quello che abbiamo fatto le ultime volte che hanno fatto la notte bianca, abbiamo lavorato tanto, quindi speriamo si ripeta. Ci sono tanti turisti? Sì, in questo periodo c'è molta gente. In un post pandemia come la vede la situazione? Positiva? No, ma già l'anno scorso abbiamo avuto buoni riscontri, quest'anno si replica. Sul trenino in giro per Roccella diretti al castello di Roccella Ionica. Ma intanto approfittiamone un po' per conoscere meglio la nostra Eva. Eva, so che hai 15 anni e che sei giovanissima, come ti sembra questa prima esperienza? Molto bella, molto interessante, una bella esperienza. Tornerai a fare altre serate, altri programmi con noi? Forse sì. Forse, non sei convinta? Sono molto insicura, però vediamo. Io dico che sei stata bravissima e con te mi sono divertita davvero tanto. Anch'io tantissimo. Se problemi hai li risolverai, e se dimenticheremo non ci pensare. Danza, danza, danza con me, non ci pensare, danza che danziamo insieme a te. Ascoltate mia. Supereremo insieme giornate storte, come un fare mare brilleremo nella notte. Chiudi gli occhi, ascolta le onde, senti questa musica, ritmo di dai, dai, che puffa nelle casse di Giacem che ti suona. Iniziamo la festa e finiremo in ballo. Questo programma è presentato da...